nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh. Ma ciao figliolo, dammi un bicchiere di santo che devo mandare giù la bile. Ma Don Camillo, cosa succede? Succede che in piazza c'è quell'esercitato di Peppone che tiene banco, e i russi di qua e i russi di là. Da quando hanno mandato il primo astronauta nello spazio non lo tiene più nessuno. È stata una bella impresa, eh? Ci sono rimasti proprio male gli americani, che sono arrivati primi i russi. Ma erano pronti anche loro, ma non avevano voluto accelerare troppi tempi per la sicurezza degli astronauti, perché hanno rispetto per la vita umana, loro. Ah, bel rispetto per la vita umana. E intanto fanno gli esperimenti atomici nelle isole del Pacifico. E non gliene importa niente dei poveracci che ci abitano. Beh, e i russi allora? Ho letto sull'Osservatore Romano che hanno fatto esplodere una bomba in Siberia. Hanno contaminato decine di villaggi. Sono diventati tutti fosforescenti. Ma se lo sanno tutti che in Siberia non ci abita nessuno. Questa è la solita propaganda clericale. Dai Aristide, dai un tocchino anche a me, che la devo digerire. Allora, sentiamo un po' cosa dice Radio Vaticano. Ma state attenti che si rompe. Ma piano. Si è rotta? Ecco, me l'avete già rotta. Compagni, buonasera, qui Radio Mosca. Nella città di Togliattigrad sarà inaugurata oggi nuova casa di popolo, costruita con generoso contributo di tutti i lavoratori. Gesù ci protegga dalla propaganda bolscevica! Spaventa! Fratelli e sorelle, Radio Vaticana vi augura la buonasera. Il pensierino di oggi è: il capitalismo è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, il comunismo l'inverso. E ora veniamo alle notizie. Si inaugura oggi a Camposanto, con una messa solenne, il nuovo campanile, la cui campana è stata acquistata grazie alle generose offerte dei fedeli. Ma piano. Cerimonia si concluderà con pranzo per tutti i lavoratori, con ricco menù offerto da compagni italiani. Primo, strozza preti saltati in padella. Secondo, orecchiette del Don. Campanaro allo spiedo. Pollo di diavola. Filetto alla Borrov, insalata russa, gelato felce e mirtillo, lambrusco Stalin e per digerire vodka Ulianova. Ecco, ecco, vedi Don Camillo? In Russia sanno di cosa ha bisogno il popolo. Offrono anche un pranzo.
e dall'altra parte non si mangia un'ostia. Sentiamo un po'. Al termine della solenne cerimonia seguirà un lauto pranzo preparato dalle mani sante delle pie donne della parrocchia e servito dai bravi scout. Si inizia con cappe sante gratinate, cappelli d'angelo in brodo di gallina, cappello del prete con fave del buon convento, il tutto innaffiato da un buon sangiovese e per finire santo Norè, torta paradiso e amaro del salesiano. Beh, Peppone, mi sembra abbastanza appetitosa come ostia. Chissà che non attiri anche qualche compagno. Oh. Ecco, adesso me l'avete rotta. E chi me la ripaga? Il Vaticano o il Cremlino? Ma va là, Spilorcio! Ma te la paghiamo noi! Accidenti, mi hanno rotto la radio proprio adesso che c'era il mio programma preferito.